Marzio, sai, ho adottato un cucciolo e sono disperato. L'ho portato a casa e nel giro di 3 giorni continua a mordermi le mani, le braccia, le gambe. Insomma, non so più cosa fare. Bene, questo è un comportamento assolutamente normale che nasce dopo l'adozione del cucciolo e dopo la sigla ti spiegherò come interromperlo. Ciao, sono Marzio Sala, fondatore di Affinity Dog, ed oggi parliamo in questo video di come interrompere il comportamento di mordere le mani del cucciolo appena adottato. Allora, la prima cosa da fare è capire l'origine del comportamento del cucciolo di mordere le mani. Quando il cucciolo sta con la mamma, impara tutta una serie di comportamenti che dovrà tenere da adulto, ed uno di questi è proprio l'inibizione al morso, cioè la mamma gli insegna a dosare la forza della mandibola e della bocca e quindi a non mordere se non costretto. Quando il cucciolo viene portato a casa già dal primo giorno, si innescano tutta una serie di comportamenti di coccole e quant'altro, tra cui uno dei più presenti è proprio quello di porre le mani in bocca in segno di gioco, e la speranza è che non succeda niente, quando in realtà dopo qualche giorno il cucciolo impara che è una richiesta di attenzione, quindi comincia a mordere le mani e il proprietario comincia a correre ai ripari e a pensare di aver portato a casa un cane aggressivo. Stai assolutamente tranquillo, il tuo cucciolo non è assolutamente aggressivo, ma semplicemente gli ha insegnato un comportamento scorretto. Sì, gliel'ha insegnato, perché porre le mani al cucciolo in bocca in questa maniera vuol dire favorire la presa della sua bocca e quindi stringere. In più, quando stringe, noi cerchiamo di tirare fuori la mano e questo non fa altro che a far aumentare la presa. Ecco, questa è la modalità con la quale viene insegnato questo comportamento scorretto che tendenzialmente comincia a essere visto intorno ai 7-8 mesi, cioè quando la forza della mandibola del cane diventa sempre più forte. Per interrompere questo comportamento dobbiamo cambiare il modo in cui poniamo la mano verso la bocca del cane. Ovviamente le mani in bocca al cane non devono essere più messe, però se vogliamo avere un'interazione molto vicina con il cane, anziché porre la mano in questa maniera, poniamola in questa maniera in modo tale che non vada a mordere, ma vada a leccare il palmo delle mani. Fatto questo, andiamo a premiarlo con la mano sinistra in modo tale che imparerà che questa è la modalità corretta. Se invece vogliamo giocare con il cane, vogliamo competere con lui, allora possiamo contestualizzare il momento del morso con un oggetto come la treccia. Glielo poniamo vicino alla bocca, tenendolo bene dalle due estremità, in modo tale che la bocca vada a finire esattamente nel centro dell'oggetto. Cominciamo a tirare, dopo un certo punto, che tendenzialmente è quando comincia il primo ringhiotto di competizione. Allora prendiamo un bocconcino o un oggetto simile, lo poniamo vicino alla bocca del cane, pronunciamo la parola lascia. Quando il cane lascerà, lo premieremo ancora con delle coccole. A quel punto interrompiamo immediatamente la sessione di gioco, poniamo via l'oggetto in modo tale che il cane capirà che non si può più mordere. In questa maniera il tuo cucciolo imparerà nel giro di qualche settimana a non mordere più le mani, le braccia, le gambe e tutto ciò che ricapiterà a tiro, ma imparerà a contestualizzare la sua voglia di mordere verso l'oggetto che avete scelto insieme. Spero di esserti stato utile con questo video e fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube iscrivendoti al link qui sotto, in modo tale che tu possa rimanere aggiornato sui prossimi video che andremo a postare. Se invece vuoi sapere molto di più sulle nostre attività e sui nostri corsi professionali, vai sul nostro sito internet www.affinitydog.it. Non dimenticare inoltre di seguirci sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazione cinofila e sul nostro profilo Instagram affinitydog educazione cinofila.